Amazon è impazzita. È un periodo molto strano, vi conviene correre, vi conviene approfittare di quello che sta succedendo prima del Black Friday di Amazon, in quanto Amazon è impazzita, sta offrendo i suoi prodotti, quindi tutti i prodotti Echo Dot e tutto il resto di tutta la gamma incredibile, compresi i tablet, comprese le cuffie, a prezzi incredibili. Intanto, prima di continuare, vi ricordo come sempre di mettere qui sotto mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere tutti i video che arriveranno sul canale, compresi questi video che devo realizzare, fare velocemente, in quanto quello che sto vedendo sia sui trend del mercato, sui social, ma anche su tutto quello che sono gli annunci e le notizie che appaiono sul portale di Amazon, mi dice che devo assolutamente correre a fare questi tipi di video. Questo perché, per chi mi conosce, sa e ha visto i video, vi lascio qui sopra un po' di link per vedere di cosa sto parlando, io adoro le cuffie, amo le cuffie, qualunque tipo di cuffia, a padiglioni, da studio, beat, da musica, per ascoltare musica magari con un suono un po' più corposo, con suono piatto, quindi per andare ad equalizzarle a mano, per capire come mi piace di più magari ascoltare la musica, o comunque anche, come in questo caso, tutte queste cuffiettine che negli anni ho acquistato, ho comprato, o comunque mi sono arrivate per provarle, tra le AirPod Pro di seconda generazione, vari cloni che li lasciamo un attimino perdere, le varie cuffie di OK e di Xiaomi di cui ho fatto le recensioni, vi lascio sempre qui sopra tutti i link in descrizione, le vecchie care AirPod di Apple che oggi purtroppo quando le carico durano praticamente mezz'ora in quanto non hanno più la batteria interna che tiene in maniera soddisfacente, e tutte le altre cinesate, cinesine, prezzi scontatissimi, cloni delle iPod praticamente quasi identiche alle originali, ma cambia ovviamente quello che è il suono, quello che è la parte di musica e audio che si riesce a sentire. Ma perché vi dico questo? Perché questa enorme anteprima? Perché la nostra cara Amazon mi ha mandato un coupon per poter riscattare un prodotto a prezzo zero praticamente, e parliamo delle Echo Buds. Echo Buds che ho sempre guardato, mi piacevano, mi incuriosivano la forma particolare perché non ricorda nessuna di questi modelli come forme, e anche come sono state studiate con l'integrazione già attiva di Alexa, quindi un insieme di cose tecnologiche in queste cuffiettine, ma mi frenavano il prezzo perché questo modello, che è quello con il caricatore integrato wireless, quindi un pochettino come le nostre AirPod di Apple, diciamo che costavano davvero tanto, tanto che mi sono detto no. Non aspetto se scendono, non le compro. Infatti ho comprato vari tipi di cuffiettine in giro, alla fine mi è arrivato questo buono e colta la palla al balzo le ho mandate a prendere subito. Potevo scegliere se nere o bianche, ma in questo momento della mia vita prediligo il colore bianco, e quindi andiamo subito a fare un unbox delle nostre cuffiettine. Se magari le fermavano dentro meglio, magari non mi volavano fuori. Vediamo quindi le nostre cuffiettine, carina la confezione con tutta la parte manualistica nella parte superiore, e qui sotto abbiamo il nostro bauletto con le nostre cuffie. Qui sopra abbiamo i classici manuali alla Amazon con tutto quello che ci spiega come utilizzarle anche con il supporto di Alexa attivo, e le varie caratteristiche. Qui sotto abbiamo il suo cavo di ricarica che, se non ricordo male, è una USB Type-C, quindi ormai qualunque cavetto che abbiamo in giro, infatti non sto neanche ad aprirla, ma abbiamo soprattutto la cosa più particolare, i vari tipi di gommini che servono per adattarli al nostro orecchio, compresi, te li faccio vedere dopo, un'altra delle loro genialate, un'altra cosa che hanno in pratica
pensato di studiare per questi tipi di cuffie, ma soprattutto per la forma che vi ho detto che hanno, vari padiglioni, tutti colorati, in modo da poterli distinguere uno dall'altro e per capire quale adattare al nostro orecchio in modo più semplice. Il nostro cavo di ricarica USB Type-C e USB standard dall'altra parte, e questi che sono gli adattatori Yarin per poter cambiare un attimino quello che è il sistema di inserimento all'interno del nostro padiglione auricolare di questa tipologia di cuffie. Ora, bando alle ciance, spostiamo tutte le cose che abbiamo qui sopra alla nostra scrivania e andiamo a vedere meglio come sono fatte con una veloce unboxing e soprattutto perché vi dico che sono così particolari. Come vi ho detto, particolare la sua confezione, come abbiamo visto, ma più particolare lei, ovvero le nostre confiettine con il nostro box wireless. Adesso andiamo a fare un veloce unboxing della nostra scatoletta. Quindi ricordano come forma bauletto, quindi tanto per intenderci lo standard utilizzato negli ultimi anni, per esempio da OK, ma anche da Xiaomi. Quindi guardate, questo è quello di Xiaomi, quindi fatta a bauletto. Questa è quella della OK, anche lei fatta a bauletto. Stessa cosa per le recenti 5.0 di OK, anche loro a bauletto, quindi più o meno sono tutte nello stesso modo. Anche loro, infatti, hanno questa forma molto particolare. Estraendo le nostre cuffie, vedete che sono fatte a bottone, quindi molto particolari, con questo silicone molto morbido, già premontate quelle rosse, ma come vi dicevo, esistono di altri modelli, altri tipi in dotazione. Ci sono quelle arancio, quelle azzurre, quelle verdi acido, a seconda della dimensione e della diciamo morbidezza del copripadiglione. Perché vi dicevo che sono particolari? Per un semplicissimo motivo. Prima di tutto perché, ok, la sua custodia è una custodia wireless, quindi anche lei si carica posizionandola sopra a un dispositivo di carica wireless. Esiste un commercio, uno fatto apposta, dedicato a loro, con già l'incavo fatto apposta appunto per posizionare all'interno, ma sono comunque compatibili con qualunque tipo di caricatore wireless. La particolarità che vi dicevo prima, a parte i gommini che tutte hanno ormai come adattatori, è questa parte qua, ovvero abbiamo tre adattatori che vanno montati sopra alle nostre cuffie per fare in modo che, se non riusciamo a inserirle in questo modo all'interno dell'orecchio, sempre come viene recitata dalla spiegazione video anche fatta molto bene di Amazon, con il logo del sorriso di Amazon rivolto sempre verso il basso, quindi verso il lobo, tanto per intenderci, del nostro orecchio, questo sia per la destra che per la sinistra. Questi servono per aumentare quello che è come si dice, la posizione del nostro auricolare, inserendoli in questo modo. Anzi, in realtà loro consigliano di togliere questo, poi di infilare questa calza che va a coprire la nostra cuffia in questo modo. Ok, no, il logo va, deve essere sempre verso. Ok, così, perfetto. Una volta adattato in questo modo, possiamo rimettere il nostro coperchiettino, sempre facendo scattare lo svaso all'interno, e a questo punto abbiamo questa posizione, che è quella che potremo tranquillamente posizionare dentro nel nostro padiglione auricolare per avere una presa un po' più ferma e per avere anche isolato in modo un po' più grosso, un po' più grande, quello che è il nostro padiglione. E dicono che non serve sempre, a meno che uno non fa sport, fa molto movimento e quindi si rischia con l'uso continuo di farle saltare fuori dal nostro orecchio, altrimenti quasi sempre questi non avrete bisogno di indossarli. E quindi questa è la sua configurazione. Sta a voi poi capire ovviamente quale di questi gommini può essere più indicato. Come si fanno ad accoppiare al nostro telefono? Lo vediamo subito. Ok, vediamo a questo punto come abbinare le nostre cuffie
le nostre grandi cuffiette con il nostro dispositivo. Guardiamo nel mio caso con un iPhone. Allora basta semplicemente, come sempre, aprire la nostra custodia. Andremo a cercare nei dispositivi Bluetooth la comparsa del nostro dispositivo. Se non compare, abbiamo come sempre la parte posteriore con il pulsantino, questo da tenere premuto per qualche secondo, così da poter attivare il pairing delle nostre Alexa app per andare a terminare il setup delle cuffie. Mi dice che trova le mie Echo Bud. Continua. Continua ad arrivare un messaggio multilingue che dice di andare sull'app di Alexa per terminare la configurazione. Trovato l'accessorio, lo sincronizziamo. Si sente un beep di collegamento e voilà, sono già collegato. Mi fa vedere già come poter eventualmente connettere il dispositivo e mi dice anche già come collegare eventualmente le alette. Perfetto, mi dice già il tipologia di carica, quindi mi dice che il sinistro è al 77%, il destro 58%, la custodia è al 20%, quindi andrà caricata. E è possibile attivare il risparmio energetico, quindi viene tolto il rumore ambientale, le varie funzionalità di Alexa e tutto il resto per prolungare sempre di più quello che è durata la batteria. Si può attivare la modalità mani libere, quindi quando si usa questa modalità si può usare la parola di attivazione, per esempio, per accedere diciamo a tutte le funzionalità di Alexa. E sempre in questo modo abbiamo anche la side tone, che è una cosa particolare, serve praticamente per sentire all'interno della nostra cuffia la nostra voce, quindi si sente una sorta di ripetizione della nostra voce che può essere eventualmente comodo durante a volte le conversazioni. Il controllo touch che possiamo fare, quindi il tocco singolo, il doppio tocco, il triplo tocco oppure la pressione prolungata, per esempio, per attivare delle varie funzionalità, sono tutte configurabili. Questa è la cosa fantastica. Poi abbiamo l'equalizzatore, possiamo equalizzarlo a mano, quindi possiamo decidere noi come mettere bassi e medi alti. Il test dei gommini da letta, e qui, come vi ho fatto vedere prima, ci fa vedere come inserirli. E serve appunto, come viene indicato, in alcuni casi per tenerla molto più salda dell'orecchio. Io devo dirvi che in questo momento ce le ho sue, non mi si muovono, ma neanche minimamente. Quindi qui ci fa vedere proprio come fare tutto il test e ci fa vedere anche i vari gommini. In questo momento appunto ci indica il rosso, che è quello che ha inserito, ovvero il medio. Ma ce ne sono vari, di vari modelli, c'è lo small, c'è il large e c'è l'extra large. Io in questo momento c'ho su lo standard e devo dirvi che mi sembra che aderisca perfettamente, però potrei avere l'esigenza di usare quello più piccolo, perché potrebbe essere eventualmente che, ecco, vi fa vedere come si mettono, con il logo appunto girato in quel modo, ci può fare un test e poi abbiamo la cronologia, il profilo utilizzato nel workout, qualora lo usiamo per fare ginnastica, per correre, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora, ho dovuto fare una prova. Sono andato a recuperare le mie AirPod di Apple perché avevo una sensazione strana. Mi sembrava di non sentirle bene. Non le sentivo bene, c'era qualcosa che non andava, non riuscivo a capire. In realtà mi sono accorto che era una cosa stupidissima. C'erano le impostazioni dello smartphone con le quali stavo utilizzando per sentire la musica, sia sulla piattaforma di Amazon che sia su YouTube, che non era settata in modo perfetto, in modo corretto. Avendo modificato le impostazioni, ragazzi, suonano che è una meraviglia. Devo dire che mi hanno impressionato. Posso dirvi che sono davvero quasi a livello delle AirPods, anzi toglierei il quasi perché l'audio è veramente fatto bene, si sentono veramente bene. E, pensando che queste cuffie costano quasi 300 euro e qualcosa, 300 e rotti euro, queste innanzitutto, beh,
sono arrivate in omaggio, ma costerebbero, se non ricordo male, in questo momento 69,90 euro in offerta e 139 o 179 è a prezzo pieno. E devo dire, ragazzi, che le meritano tutti i soldini che costano. E tra l'altro ho fatto una prova, un test, perché le avevo su, stavo ascoltando la musica, sono andato a parlare con mia moglie e mia figlia e con la soppressione del rumore ambientale non sentivo niente. Cioè io praticamente urlava, perché mia figlia stava urlando per parlare con me letteralmente, io non sentivo nulla, sentivo solo ed esclusivamente la musica. Ora, io farei una pausa a questo video perché le voglio provare a questo punto domani, sia per telefonare, quindi telefonando, utilizzandole come auricolare proprio per il loro scopo, quindi per la parte di telefonia e di conversazione, ma soprattutto le voglio provare, domani c'è il mercato dove lavoro io, voglio provarle ascoltando la musica, girando all'interno del mercato per vedere a questo punto se il rumore ambientale viene davvero, davvero soppresso. E poi a questo punto il video lo chiudiamo successivamente. Per il momento devo dire top, sicuramente top e approvate al 100%. Tanto devo dire che anche il materiale con il quale è fatto il bauletto è molto bello, è fatto molto molto bene. E niente, quindi saltiamo, salto temporale, ci vediamo tra pochissimo, per voi, un po' di più per me, perché dovrà passare una giornata, per dirvi effettivamente come vanno queste cuffie. Eccoci qui, allora, fase di test numero 1 di questa mattina effettuato nel mercato. Purtroppo c'era troppa gente, non mi andava di riprendermi e di parlare con le persone accanto, anche perché molti potrebbero giustamente non voler essere ripresi, quindi ho eventualmente tralasciato questo tipo di situazione, ho praticamente utilizzato semplicemente gli auricolari entrambi con un sottofondo musicale, quindi ho messo una musica, ho girato all'interno un pochettino del mercato e devo dire che effettivamente l'isolamento c'era e non si sentiva assolutamente nulla di tutto quello che parlavano intorno. Adesso proverò a telefonare, farò una chiamata, una telefonata e vediamo come si sente dall'altra parte. Pronto? Sì? Ciao, sì. No, niente, sto provando allora un nuovo auricolare. Sì, un altro, sì. Un altro. Sì, come mi senti? Ok, volevo sapere se sentivano anche dei disturbi, qualcosa, magari se la voce che va e viene, anche perché in questa zona di solito poi. Ok, quindi pulita la voce. Senti addirittura. Ok. Sì, quindi meglio delle altre. Ok, perfetto. Perfetto, grazie mille. Ciao, sì, ti chiamo dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, praticamente mi hanno detto che si sentono molto bene, si sentono benissimo, non si sente in alcun tipo di fruscio, di rumore di fondo, si sente addirittura nel rumore dell'abitacolo. Ma la voce si sente limpida, precisa e pulita, quindi direi che anche questa prova è andata davvero bene. Quindi devo dire che anche stamattina con la prova che ho fatto, girando, tutto positivo. A questo punto, ragazzi, ci vediamo in studio e tiriamo le somme di tutto quanto. E voilà, eccoci qui. Allora, appena rientrati, abbiamo appunto, come abbiamo detto, in tutte le situazioni che mi ero prefissato di testare queste nuove cuffie, le EcoBud o EcoBuds di Amazon. E allora, ricapitoliamo. Musica, ok, si sentono benissimo e hanno una resa sonora incredibile e anche l'isolamento acustico dall'esterno è perfetto. Conversazione, testato sia questa mattina che al ritorno. Come avete visto nel video, con più di una telefonata fatta e tutti quanti confermavano che si sentivano molto bene, molto chiaro, molto pulita la voce, si distingueva bene anche le parole quando uno parlava, che è una cosa anche importante perché molte cuffie è abbastanza pastoso il suono che si sente attraverso le cuffie, quindi magari non è proprio perfettamente indicato per una conversazione telefonica. Anch'io sentivo molto bene, non avevo disturbi di alcun tipo nella risposta nelle cuffie,
Bello il tocco, il doppio tocco, testato anche quello, funziona perfettamente. L'ho provata anche nel mercato, al mercato, in mezzo a molta gente e io non sentivo assolutamente nessuno che parlava. Questa cosa è un po' preoccupante. Ho provato anche la versione impostando dall'app sul smartphone per far passare anche la voce esterna all'interno delle cuffie, anche quella funziona ed è meglio, mi lascia un po' più sereno, più che altro perché se ti chiamano oppure se c'è qualche sirena o qualcosa si riesce a sentire. Nell'altro caso davvero isolano completamente, quindi più che altro si consiglia l'uso in quel tipo di situazione con magari l'ambiente domestico, quindi in casa, tranquilli, magari sulla poltrona ad ascoltare un po' di musica, in quel caso è sicuramente perfetta. E cos'altro? Devo dire, bello, ho provato anche la carica, le ho caricate con la mia base wireless, funziona perfettamente, le ho appoggiate sopra e loro hanno incominciato a caricarsi. Che dirvi? Devo dire che meritano, meritano davvero. E quindi, ricapitolando, le approviamo queste nuove cuffie? Direi di sì. In questo momento le metterei proprio a fianco, pari pari con le mie AirPod di Apple, perché sono davvero belle, si sentono bene. Non posso assolutamente metterne una dietro all'altra perché hanno davvero pochissime differenze e queste pochissime differenze non si notano. Non si notano assolutamente e quindi devo dire che per questo prezzo, ragazzi, queste cuffie sono davvero le numero uno in questo momento di quelle che ho provato, Earin, davvero, sono davvero ottime. E quindi vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di mettere qui sotto mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, se non l'avete ancora fatto, per non perdere tutti i video che arriveranno sul canale. Tutti i video di questo tipo e vi lascio qui sotto comunque il link in descrizione per il prodotto ultra scontato. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.